vedo, è uscito un remake del primo Five Nights at Freddy's con nuovi animatronici, nuovi jumpscare e il tutto più bello e inquietante. Giusto in tempo con l'uscita del film di Five Nights at Freddy's, che a proposito l'avete visto? Non preoccupatevi perché ci spaventeremo assai in uno dei migliori FNAF mai creati. E prima di partire vi ricordo che il mio fumetto è uscito in libreria e anche in descrizione, non privatene perché lo state amando e non dovete perderlo, è veramente una storia fantastica a tema Gabby 16B. Partiamo! Ed eccoci qui su Five Nights at Freddy's Plus, che plus vuol dire migliore. Andiamo a fare un new game con Freddy che mi guarda storto, ma questo gioco è bellissimo. Freddy Fazbear Pizza, una piccola pizzeria ha bisogno di un detective privato che vada a controllare che ci sono successe delle cose strane. Sempre queste cose strane succedono. Eccomi qua. Ma è 3D ragazzi, guardate. Premi X per tirare fuori il Ghost Detector. Ok, ci sono dei fantasmi, devo trovare delle anomalie. Vediamo. Guardate il poster, quel gioco è un gioco che ha creato Scott prima di FNAF. Inquietantissimo con i castori. Allora, dobbiamo trovare anomalie. Un'anomalia ho trovato, ok, devo andare a caccia di voci distorte. Eccone qua un'altra. Gabby, vattene da questo posto finché vuoi. E io sono scemo. Ok. Ok. Ne abbiamo trovate quasi tutto, ne manca una. Ne manca solo una. Credo che sia qua. Eccola. Trovata. Sì, ce l'ho tutta, bene. Possiamo scappare. Mi stava venendo un colpo con i fantasmi dei bambini in mezzo alla pizzeria. Ora andiamo nel salone. Dobbiamo sederci nella sedia e iniziare questo turno. Ecco, celebriamo. Quello non cambierà mai. Il telefono? C'è qualcuno che mi sta... Intanto ambientiamoci nell'ufficio. Abbiamo una torcia. Abbiamo una porta che si... Mamma mia, è fatto benissimo. Ok. Sì. Ecco gli animatronici. Foxy. La sala da ballo. Dove sono io? Lo scantinato. Questo è come il film. Ve lo ricordate? È proprio la pizzeria. Password? C'è una password da mettere qui. What? Cosa? Those robots standing on stage right now are those same sì? Animatronics, but even you. Davvero? Guys. To be honest, from oh that no. moment, I thought that it would never happen again. Basically, okay. Your work here is to follow the animatronics, find mm-hmm. out who initiated the murders. Oh! Guardateli! Guardateli! Guardateli, porco cane! Non ci posso credere, quello è l'occhio di un bambino! Oh, merda! Oh, merda! Adesso ho paura! No, non lasciarmi! Fungai, mi ha lasciato! Mi ha lasciato! Sono da solo con gli animatronici! Con Foxy che potrebbe venire da un momento all'altro. Oh, sono così carini. Perché dovrebbero uccidermi? Pony si sta svegliando. Sta ridendo sotto i baffi. La vedo, ma Foxy non c'è, no? Out of order vuol dire che non c'è. Quindi la prima notte, se tutto va bene. Ma qui cosa c'è? Posso girare la telecamera? Questi sono tutti i poster. Bonita, 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 ti prego. Buona, 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 buona. No, si sta spostando. Sta andando in giro. Va bene, problema. Abort, abort. Verrà verso qua. Potrebbe venire a sinistra o a destra. Noi siamo molto attenti, che non voglio sentire la canzone di Bob. Eh? Non è qui? Oh, deve essere andata da qualche parte. Potrebbe essere... Ah, Foxita! Foxita sta venendo. No, 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 è qua vicino. È qua vicino. Perché c'è una stanza buia? Oh, ok, è andata in un angoletto inquietante. Vicino all'uscita, dai, esci. Esci da questo corpo, padre. Oh, ok, ok. Hanno animazioni diverse. Sono molto più cattivi, ma è fatto benissimo. Ok, si è spostata anche Chica. Chica Chaka si è spostata, sono le 4 di mattina comunque.
Ho 29 di batteria, devo stare attento. Controllare. Freddy è rimasto lì perché lui è il capo, è il mafioso. Dai, in teoria se li guardo. Oh, buona Foxy. Io so che dobbiamo guardarla. Una cosa imparata. Si sta spostando. Oh, oh, porco cane. È molto vicino. Guarda come trema. Guarda come trema. 5 yes! di mattino. La sente qui. Buona Foxy, no. Buona. 5 di mattina. Deve stare ferma lì. Ti vedo. Ti vedo che sei irrequietissima. Che vuoi suonarmi la tua canzone. Ma io le odio le tue. Oh, Foxy? Foxy? No, si è spostato anche Freddy. Dai, ce la possiamo fare. Teniamo la porta chiusa. Foxy sta per andare. Oh no, Chica è sulla destra. Ce l'ho fatta, mamma mia, ero circondato. Ero circondato. Gli animatronici erano ovunque. Mi avevano sbattuto. Però l'orologio della pizzeria, che stavolta si vede dov'è, ha suonato e mi ha salvato il popito. Tiriamo ancora fuori il Ghostbuster. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. È il mio gioco preferito. Qua c'è un'anomalia. La sento. Sì, 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 sì. Senti che bruttura. Ogni notte devo sconfiggere le anomalie. Però vedo che hanno messo un regalo. Non mi dire che c'è anche la puppet. Non c'era nel primo, per fortuna. Qua nei palloncini. I bambini sono attratti dai palloncini, dalle cose colorate. Quindi sono qui che urlano nell'inferno. Qui ormai sono diventato un Ghostbusters. Ecco Papa Castoro. Papa Castoro, lo sapevo. Anche oggi abbiamo preso il nostro fantasmino quotidiano. Fantasmi in bottiglia. Bene, 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 ragazzi. Guardate quella puppet appesa al muro. Così, come trofeo. C'è gente che caccia i cervi, io mi caccio le puppet. E mi caccio anche nei guai. Eh sì, pronto. Pronto. Hello. Sono te qui, hello. Ok. Foxy. So, I received your report from your last night. Sì. Really good. At least now we know that the animatronics. Grazie. Purtroppo. It turns out that our assumption that control may be dependent on souls is particle. Has a right to exist? Well, keep up the good work. We have four more days before the pizzeria closes. È difficile. Ok. Dobbiamo continuare. Continuare, che bello. Qual è la password? 456. È una password da 4 numeri. Oh! Che paura quando mi fanno il jumpscare sulla camera. Cioè, non bastava quello nell'ufficio. Adesso te lo fanno pure qui. Foxy è ancora ferma e gli altri sono... Si è spostata, vedi? Fa 1, 4 e poi arriva all'ufficio. Stiamo attenti. Stiamo calmi. Clicchiamo i gingilli. Giochiamo con i giocattoli. E controlliamo! Che non ti sposti! Tu! Queste erano telecamere nuove. Le ho comprate a caro prezzo. E tu le stai distruggendo? Lo sento. È già in corridoio. È vicina. Guarda che sorriso. Perché? Ah! Perché se hanno la faccia carina attaccano? Non so la password. Magari la password è scritta qua. Vedi qua c'è il generatore. Non me lo dovete... Sei arrivata un po' in fretta. È arrivata un po' in fretta. No, non posso chiudere l'ufficio. Ah! Ah! Mi hanno sgozzato. Mi hanno infilato dentro un animatronico. Questo ero io. Allora, ragazzi, forse so il codice della camera. Mi sono informato. Dovrebbe essere il byte del 90. Oppure 9284. 9284! Sì, byte of 84. È Springtrap. È Springtrap insanguinato, chiuso in una stanza. Il purple guy, incredibile. Oh signore. Li ho risvegliati. Questa volta non Bonnie ma Cicabina. La Cicamala. La Cicala. La Cichita Banana. Perché non so dov'è. Oh, Bonnie è arrivato. Sento che si stanno spostando. E se non li guardala. Che jumpscare mi fai tu? Oh melma. Oh melma. Foxy, stai buono. Devo stare attento ai rumori. Ok. Non la vedo, non lo vedo. Ok, sono di nuovo, sono sempre lì.
Per adesso è buono, ma sto sprecando un sacco di batteria. Non con il mio Ah! Ok. Sta cosa è orribile. E Foxy sta per uscire! E sono incasinato! No, 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 si è spostato. Si continuano a spostare, mi trollano. No, 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 no. Non va bene. Non va bene, devo tenergli e bada. Solo io posso. Cicca, ne do solo generatore molto sorridente. Molto tranquilla, Foxy, non ti devi spostare di lì. Hai un compito. Io non ho le tue caramelle del pirata. Questo è ancora qua. Bonnie è molto... Ah! Bonnie è molto cattivo, aggressivo, ok. Ok, se si sposta, devo chiudere. Come sei entrato tu? Ma non fanno rumore, non si sente. Aspetta. Sento passi. Si è spostata. Ah, hai capito. Sto sprecando troppo batteria. Dai. Vattene. Ora qua. Non si sposta. Non va bene. Mamma mia! Mamma mia! Sapevo che... L'avevo chiusa! L'avevo chiusa! Avevo chiuso la porta! Come ha fatto ad entrare? Devi prima chiudere la porta e controllare? Se no è già dentro? Funziona così? Ah, fantastico! Perfetto! Questo gioco si fa veramente impossibile! E poi ogni volta che parto mi devo rifare sta roba dei fantasmi! Mamma mia! Questa volta, secondo me, dobbiamo guardare solo Foxy. Dobbiamo sbattercene, stare nel nostro ufficio, ascoltare solo i rumori, mutare il centralino. Vodafone, segreteria telefonica. Il numero da lei selezionato è inesistente. Hello. 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 E zitto. Hola. Questo è il mio ufficio, comando io. Cioè, ora voglio provare a modo mio. Perché dobbiamo... Basta sentire, no? Controlliamo la camera 1. E poi ogni tanto la 2. E poi ogni tanto guardiamo qui. Però prima dobbiamo chiudere la porta. Ok. Per adesso aspettiamo. Sento che si stanno spostando di nuovo. Ok, cicca sulla destra. Devo stare molto attento. Prendo della porta. Qui. Controlliamo. Ok, Bonnie non c'è, quindi posso aprire. Perfetto. Cicca ancora sulla destra? Sì, maledetta, infame. Mi rompi le balle così? Cicca, non entrare, Bonnie. Il problema è Foxy adesso. Non c'è ancora. Posto. Oh, ma non se ne va. Non se ne va. E io sto sprecando batteria. Il nastro. Questo potrebbe essere un problema. Un grosso problema. Ma non si sente. È ancora qua. Oh no, ma... Vabbè, allora avvicinati alla mia porta. Fai i tuoi passi. Sì. So che eri qua. Ok, credo che possiamo aprire la cicca. Perché non era... No, oh cavolo. Non vuole... Perché mi circondate? Sento che ha camminato. Andiamo a chiudere. Ok, si è spostata, si è spostata. Perfetto, si è spostata. Però il problema è Foxy. Foxy sta per uscire. Melma. Foxy sta per uscire. Se ne sono andati entrambi comunque. Teniamo d'occhio Foxy. Anche Freddy. Sento il suo sorriso. Ah! Anche Freddy. This is nicht good. Guardalo. Nei bagni. Foxy è molto vicina a fare il suo agguato. Però si può ancora fermare. Si può ancora fermare. Oh signore! Ora non è che mi fai jumpscare. Non è che mi fai jumpscare, vero? Maledetta schifosa. Ok, è andata. Bisogna guardare così. No, Freddy. Freddy no. No, rimane sulla porta. Oh, rimangono qui a guardarmi. Oh signore! Porca vacca. Freddy? Oh, per fortuna ho chiuso la porta. Dovrebbe arrivare Foxy. Ma sbatterà il naso. La sento. Guardala.
Santa madre! Posso aprire? Vero? Sento Freddy che ride in continuazione di me. Questo non va bene. Ho solo il 22%, ma solo le 5. Oh no. Oh no. Ce la possiamo fare? Non serve guardare Foxy. Oh, Freddy! Freddy, ho paura! Freddy, ho paura! Ok, ce la posso fare. Sono chiuso in ufficio. Però sono qui. Dove è andato Freddy? Dove va? Dove sta andando? Dai, ce la posso fare. Tanto, tanto chi se ne frega. Chi se ne frega, 12%. Abbiamo tutta un'ora bella. L'ora d'aria. Qua sono tutti qui. Che non possono... Mamma mia, dai! Sì! È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Mi sentivo veramente svuotato, circondato e svuotato della gioia. Con questi luridi che mi venivano appresso. Cattiveria pura. Purissima. Oh mamma, ho sbloccato qualche extra. Fammi vedere un attimo gli extra. Se ho sbloccato qualcosa. C'è il Freddy vecchio, il moderno, Fox la pirata. Si può. Pausa. Moderno, original, plus. Mi sembrano tutti uguali. FNAF 95. Guarda come hanno creato il gioco. Sono proprio modelli 3D. E poi renderizzato tutto con Blender. Fatto bene. Ci sono anche i jumpscare. Oh, cattivo Freddy. Fox brutta, chica brutta. Siete tutti brutti allo stesso modo. Ma almeno il bello dell'uno è che non ce ne sono tanti. Perché di solito ce ne sono anche di più. Andiamo alla notte 3 giusto per guardarla. Ce la guardiamo. Magari non ascolto neanche il Purple Guy. Ce lo teniamo per un altro episodio. Ma me la guardo per vedere quanto è difficile. Probabilmente morirò male. Intanto prendiamo qua la canzone. Ogni notte che passano è più difficile trovare le anomalie. E io sono da solo. Cioè, non due guardie, tre guardie. No, da soli. Dovrebbero fare un FNAF multiplayer. L'ultima schifezza. Qui, perfetto. Olla. Ecco il mio ufficetto di cacca con la muffa. Che cade a pezzi. Questo cos'è? Power? Perché ho la power del... No, vabbè, ho messo la power del 99. Cioè, non ci credo. Abbiamo lo stile Windows 98. Puoi cambiare lo stile? Ok. Perhaps... Stai zitto! State tutte zitte! Qui comando io. Si è spostato anche Freddone. Qua non c'è nessuno. Per adesso si può aprire. Che li sento molto vicini al mio ufficio. Sempre qui, ma poi si spostano. E Foxy è sempre in agguato. Chica sempre vuole mangiucchiarmi la gola. Anche tu, Chica? Anche tu mi tradisci? Sai che ciao bello. Bello come il sorcio. Chica sempre qua. Chica mala sempre qua. Pronta ad amarmi. Si è spostato. Si è spostato. Perché suona? Ma smetti di suonare. Dai fastidio. Ma dove sta suonando? Non si capisce dove va. Vabbè, basta. Ma questa rimane qui a fiutarmi sulla porta. Sento il suo alito puzzolente di bimbo morto. Fino a qui. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Credo si sia spostato. Non. Oh melma. Beccatelo. Boink. Oh, credo sia sulla destra. No, non si è spostata ancora. Incredibile. Freddy? No. Devo chiudere. Se sento Freddy credo che devo chiudere. Mamma mia. Ah! Perché? Come è entrato? Da sotto il letto! Da sotto il letto è entrato. Forse era sulla porta. Forse era sulla porta e ho sentito male io. Devo guardare la finestra. Ah! Ah! Freddy! Io lo sapevo che venivo freddato da Freddy. Quel mafioso. Orso mafioso. E ragazzi, questo era FNAF Plus! Tanta gioia! Tanto difficile, però veramente bello. Un ottimo remake del primo, fatto con gusto e passione. Bravi!
giusto in tempo per il film che io devo ancora vedere, ma ci devo andare. Questa settimana ci vado sicuro prima che essere al cinema. Io ragazzi vi ringrazio però per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate di questo FNAF Plus. E noi ci vediamo al prossimo video, magari ne porterò un altro episodio, lasciate un like se lo volete. Ciao ragazzi!